Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli, da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele. Prevalentemente un saluto di grazia e di serenità e di pace per le famiglie. L'augurio è che tutte le famiglie in questo periodo riscoprano il valore e il senso dell'unità, sappiano custodire il dono dell'amore e della fedeltà e siano impegnate a creare sempre più un momento di speranza e certezza per il futuro che solo l'amore sa dare. E Gesù che nasce in mezzo a noi è venuto a portarci questa certezza, una certezza che con Lui si può lottare, con Lui si può vincere e nessuna desolazione, nessuno sconforto, nessun pessimismo. Chi crede in Gesù è animato da una speranza e da una fiducia che gli fa superare tutte le prove. Questo auguro alla mia diocesi, auguro a tutto il popolo molisano. Auguri, Santo Natale.